qui sulla pagina Alimentarsi e curarsi naturalmente. Siamo Ciao. qui, ciao. Siamo qui per denunciare purtroppo un fatto molto grave che è successo nel sud della Francia, di cui tu sei testimone diretta, e adesso ci dirai. Io sono Max Gaetano, che sono l'inviato anche della pagina No Censura e della pagina Alimentarsi e curarsi naturalmente. Questo fatto grave che è successo a questi ritiri fatti da questi sedicenti respirariani, che è successo? Ho partecipato a questo ritiro di 20 giorni in Francia, nell'Oasi di Venturel, a Saint-Affrique, e ho visto morire davanti a me una persona. Ma cioè, ma è morta durante che cosa? Durante il digiuno? Durante il digiuno, sì, siamo È stati, morta, è ma hai morta detto, al verso il sedicesimo 16° giorno, giorno? sì, scusate, sono ancora un po' Sei ancora un sconvolta. po' Sì. sconvolta, tra l'altro sei reduce pure da questo digiuno, per cui non stai Esatto. neanche al No, ancora massimo. no. Puoi dirci perché sei andata? Forse è meglio che ti presentiamo bene. Tu chi Sì. sei? Dal punto di vista alimentare, qual è la tua storia? Dal punto di vista alimentare stavo benissimo. Io sono Elena Dezza Linares, sono nata a Milano, cresciuta a Firenze, italo-peruviana. Sono nata vegetariana, vegana da 16 anni. Vegetariana dalla Sì, nascita? sì. Perché come I miei Margherita geni. Hack, no? Ma Esatto, perché i sì. tuoi I genitori miei genitori erano erano. vegetariani per motivi sia di salute che etici. Non mi hanno vaccinata. E Poi sei sono diventata vegana, diventata no? vegana, sì, A che età? Per subito a 17 anni sono diventata vegana per gli animali, per i i diritti diritti degli animali sei animali, diventata sì, sono anche vegana, stata 17 anni. attivista. Ok, adesso ne hai Ora ne ho 33. 33 e sono tendenzialmente fruttariana per un anno e Ok, hai avuto sempre energia alta? mezzo. Altissima, mai avuto un problema di salute in vita mia. E sei stata vaccinata? No, neanche un vaccino, Mai, neanche una mai stata. No, lo medicina. diciamo perché giusto ieri è Sì, passato il esatto, decreto sì, bravo. liberticida Sì. dei 10 più 4 vaccini obbligatori consigliati. Ma quindi sempre ottima salute. Assolutamente, Ok, piena di quindi energie. purtroppo hai riscontrato il primo calo di energia della tua vita andando a questo ritiro digiuno da questi respirariani, no? Giusto? Sì, un po' per curiosità. Cioè, eri curiosa di fare questa Sì, per esperienza. curiosità, Volevi sì. farla Ingenuità forse anche. all'estero perché mi hai detto che in Italia non eri convinta, no? Sì, ho guardato per farla all'estero, però sia le date sia insomma, i prezzi erano più alti e quindi ho trovato l'unica possibilità a luglio, appunto si è svolto dall'8 e finiva oggi questo ritiro di digiuno di 20 giorni di Tu sei Pillars. andata via prima, ecco perché stiamo facendo Io diretta. sono Dopo andata via ti prima spieghiamo i motivi. sì, Quindi dopo la questo morte di Nicolas quest'uomo. Pilars. Praticamente pagavi 600 euro per 20 giorni di Io ho digiuno. pagato 600 euro per 20. Per sì, 20 giorni. E 2 settimane, 20 giorni di digiuno quindi eravate in 40, quindi e si è preso 24.000 eravamo euro. 40, quindi sì, Quindi immagino ci fosse un 24.000 euro. medico, ci No, non fosse. c'era, no. Cioè, scusa, 24.000 euro non c'è un medico, non c'è una struttura sanitaria, non c'è una Non situazione c'era per neanche il. un bagno, se devo Non essere c'era proprio neanche un sincera. bagno. Sì, poi quella forse la cosa meno grave di cui sta Beh, accaduto, però le rispetto a. Sì. condizioni igieniche erano veramente scarse. Mosche ovunque, sporco, animali, proprio veramente in condizioni. Quando eravamo stanchi, non mangiando, non eravamo seguiti. Ecco, a questo punto, cioè, precisiamo che non fate i digiuni, No, è 30 no. anni che muoiono persone a digiuni, purtroppo non, questa cosa è risaputa nell'ambiente di chi si occupa di alimentazione, ma non viene detta perché poi la maggior parte di questi ritiri digiunisti sono fatti da questi sedicenti respirariani che poi convincono con tutte argomentazioni spiritualiste che doveva andare così, che la morte è arrivata al momento giusto e quindi sappiate che già dai tempi di Jas Muin, questa sedicente respirariana, muore la gente. A questi ritiri digiuni fatti da respirariani e anche da non respirariani. Quindi non fate i digiuni, il digiuno è molto acidificante, crea corpi chetonici, crea un delirio di corpi chetonici. Infatti è risaputo, questo fatto dei corpi chetonici è risaputo in tutta la fisiologia, in tutti i libri di fisiologia medica. Ma torniamo a noi. Eravate nel sud della Francia, vicino a Saint-Affrique. Tu hai detto non eri convinta di andare da questo Pilas, volevi andare da un altro. Perché non No, eri convinta? perché ho saputo che questo Pilats che si dichiara tanto pranico, è in realtà onnivoro e mangia la carne. C'è un respirariano che mangia la Sì, carne. la mangia magari una o 2 volte alla settimana, tantissima, però la mangia, ecco. Ho capito. Quindi torniamo a noi. Il 16° giorno di digiuno, cosa è successo? Allora, ci sono stati altri episodi prima, magari ne parliamo dopo.
C'era questa persona, fra l'altro abbiamo fatto anche viaggio insieme, quindi eravamo molto in confidenza, eravamo tutti i giorni insieme, che aveva 65 anni, era con la moglie, pieno di vita prima del digiuno, stava benissimo, aveva solamente un problema cardiaco. E, il signor Nicolas Pilas lo sapeva perché all'inizio digiuno ci ha chiesto se avevamo dei problemi di salute. E va tutto bene, no? Quindi E arriva uno con problemi non ha cardiaci. né mai gli ha mai chiesto come stava. Sì, ci chiedevano come stavamo, però in gruppo, così in cerchio, proprio in maniera veramente Comunque superficiale. ribadiamo che non è che noi stiamo sconsigliando a chi ha problemi cardiaci, noi sconsigliamo a tutti di andare a questi Sì. digiuni, a questi ritiri, perché la creazione di corpi chetonici è una cosa pazzesca. Tu ribadisci, sei andata solo per curiosità, volevi fare questa esperienza perché stavi benissimo, da fruttariana eri al Stavo top benissimo, dell'energia, ora no? spero di tornare benissimo. Sì, piano Sì, vabbè, piano mi sto adesso sei appena tornata riprendendo. dalla Sì, sì, sì. Francia, si vede che sei un po' Sì. stanca, il digiuno fa male, cazza, Rola. Invece, da fruttariana stavi al top dell'energia, stavi Sì, bene, no? stavo benissimo. Ok, Quindi questa quindi. persona aveva già problemi cardio. Scusate, aveva problemi cardiovascolari. Cardiaci, però problemi Problemi cardiaci. cardiaci, Che sì. succede? Che il Non aveva niente, stava bene, sedicesimo solamente un po' di giorno stanchezza. questa persona si accascia in bagno, no? Mi Il avevi detto? sedicesimo giorno questa persona cade in bagno dopo una doccia, quindi Si accascia non sotto la so che è doccia. successo, sì, dopo la doccia. Insomma. Io ho sentito le urla, ero in camera, per fortuna non ho assistito. So che non è stato per certo fatto neanche un massaggio cardiaco, niente, perché nessuno sapeva farlo. Non c'era un primo intervento, No, niente. niente. Pilla si è intervenuto perché è Ribadiamo, non stato c'era un chiamato. medico, non c'era nessun No. medico. Il tempo che è arrivata l'ambulanza li sono andati incontro perché eravamo anche sperduti nel Pure bosco, sperduti. pure sperduti, e hanno provato a rianimarlo, per mezz'ora non ce l'hanno fatta, questa persona è morta. Questo poveretto è Sì, morto. è morta. È morto. E le reazioni quali sono state di Pilars e della sua? Hai detto che era con Allora, una fidanzata Pilaz con. ha accompagnato la moglie a fare cose burocratiche, la ragazza è rimasta con noi, ci ha detto subito dopo il successo. Ha manifestato subito la sua preoccupazione di come sarebbe stata questa cosa vista dalla possibile stampa. Infatti ha detto state attenti a come lo dite, perché c'era stata una ragazza che era andata via 2 giorni prima per un altro fatto di sempre legato alla Questa salute. Elena di Pescara Sì, mi che si dicevi, no? Che è chiama andata Elena via di 2 giorni Pescara, prima per un 2 giorni episodio prima. quasi grave come Sì, questo, no? per fortuna la persona è viva, però è tutto Possiamo dire, ci nell'ospedale. autorizza a dire il nome questa Elena di Sì, Pescara, è di no? Pescara. Elena, come si chiama? Bessi Camplone. Elena Bessi Sì. Camplone, quindi un'altra testimone. E, oddio, lei può testimoniare il fatto che adesso ci dirai di questa vecchietta di 72 Sì, anni. perché lei è andata via per accompagnare questa vecchietta che non camminava quasi più, praticamente era caduta, si era ferita nemmeno tanto gravemente, però era anziana, aveva 72 anni, e non è stata né guardata né curata, ovviamente. E quando ha espresso il desiderio di andare via, gli è stato detto di non andare via da Alla Pilas. vecchietta di 72 anni. Allora, siamo tornati in diretta. Sono sempre Max Gaetano per la pagina Alimentarsi e curarsi naturalmente. E tu sei sempre Elena Deza Linares, giusto? Stavamo dicendo, eravamo arrivati al fatto che è morta una persona durante uno di questi digiuni, di questi sedicenti respiroviani, in particolare in questo caso di Nicolas Pilars. E il sedicesimo giorno è morta durante il digiuno. E eravamo sulle reazioni dell'organizzatore. Allora, l'organizzatore il giorno stesso ci ha detto assolutamente di non dirlo a nessuno per rispetto per i parenti, quindi di non far uscire la notizia di questa morte. Esattamente come in 30 anni tutti quelli lui prima, come Jasmine, dicevano sempre: Non so, non infatti. dite in giro queste cose. E il giorno dopo, sotto domanda di una di noi che gli ha chiesto come stava gentilmente, lui ha risposto: mai stato meglio. Così. Mai è stato meglio in vita sua. Sì. Ho Lì capito. sono andata via. E lì si è andata Sì, via. andata via. Senti, no, le reazioni della sua ragazza, dicevi, di Pilaz è stata Questa strana, ragazza no? invece è entrata in panico e ha cominciato a dirci di non dire a un'altra ragazza che secondo lei era polemica di non diffondere la notizia. Di stare Questa attenti. ragazza si chiama Elena di Pescara, no? Sì, Come è si di chiama? Pescara. Elena Elena Bessi Bessi Camplone. Camplone, sì. Ok. Quindi alla Tutti gli fine i altri. parenti di questa persona, no? Non sanno niente di come è morta perché lui ha No. convinto la coniuge
a non rivelarlo, giusto? Sì, lo sa solo la coniuge e la figlia. Sì. Ho capito, quindi gli amici, i parenti o comunque chi lo conosceva non verrà mai a saperlo se dipendesse da loro, no? No, sanno che questa persona è morta in un seminario in Francia. Sì, vabbè, andava per i boschi, un seminario in Francia. Ci vuoi dire, allora, questa Elena Bessi Camproni è andata via 2 giorni prima di te Sì. perché è schifata da un episodio grave, non tanto quanto la morte, No, ma quasi, però no? abbastanza grave, sì. E questa signora che anche lei è caduta e non è stata curata da una semplice ferita al ginocchio che poteva essere risolta in pochi giorni, è diventata una vera e propria infezione. Ora è all'ospedale con tutta l'infezione nella gamba fino al piede. È in ospedale da una settimana. Beh, Cioè, questa persona è caduta per la stanchezza del digiuno? sì, eravamo tutti stanchi, non è che puoi ragionare Cioè, lucidamente mentre stanchezza fai che un tu mai in vita digiuno. tua hai provato, no? No, Cioè, ovviamente sei mai, stata mai, vegetariana dalla nascita, vegana, fruttariana, mai avuto queste mai, mai. stanchezze. E, quindi questa signora è caduta, gli si è gonfiato il ginocchio, è diventato viola, è stata curata bene? Non è stata curata, anzi, gli hanno detto di non andarsene, nonostante la situazione peggiorasse, poi i figli l'hanno fatto il biglietto aereo e l'hanno rimandata a casa. In quel caso la figlia Accompagnata lo da sapeva. questa Elena Questa di Elena per Pescara. Addirittura, fortuna l'ha accompagnata, perché se no da sola non ci sarebbe arrivata. quindi Sì, la no, non invitavano a c'era. non andare neanche all'ospedale, a rimanere lì fino al 20° A rimanere lì giorno. perché secondo me la gamba era grave, quindi non poteva uscire di lì con quella gamba lì. Io E adesso non sappiamo neanche che in l'ho condizioni sentito è. con le mie orecchie, perché ero compagna di letto, se si può dire, eravamo in terra in due materassi Cioè, e voi gli avete si dato sentiva 24.000 tutto. euro in 40 persone, hai Sì. detto che avevate 35, Sì. 25 francesi, 15 italiani, buttati su dei materassini per terra in camera da Dei letti in 10. terra, sporchi, lenzuola sporche, Dopo parliamo di dettagli ovviamente, anche di infatti questi qua. lasciamo Però, allora, perdere. questa signora ha avuto la gamba gonfia, viola e non volevano che andasse via. E non Sì, sappiamo oggi in che condizioni sta questa oggi signora, no? all'ospedale, ancora non si è Dove sta? A ripresa, a Milano? Milano, all'ospedale a Milano, Ho capito, quindi chi volesse informarsi può sentire questa, ha detto Elena Bessi Camplone, no? sì. Sì, La quale anche lei era piuttosto incazzata, infatti abbastanza, 2 giorni eravamo le dopo, uniche, quando è diciamo. morto questa persona, vi è stato detto attenzione a come comunicate questa informazione a questa Elena A di questa Pescara. Elena e di non dirla a nessuno, ripeto. Di non dirlo a nessuno. Quindi, vabbè, i due fatti gravissimi sono che muoiono le persone a questi digiuni, addirittura si sbucciano un ginocchio, stanno malissimo, chissà che problemi ha questa gamba. Beh, se non andava all'ospedale poteva rimanerci anche lei, sinceramente, perché era molto grave, addirittura perderla la gamba. Mi Addirittura. hanno detto che è arrivata proprio per un pelo al limite. Quindi questi sedicenti respirariani ricevono 24.000 euro, 600 euro per 40 persone. Non c'è un medico, condizioni igieniche pietose, dormire buttati per terra su un materassino. Altri dettagli che ci vuoi dire? Non so, il bagno. Bagni non c'erano, c'erano dei cosiddetti compost biologici pieni di mosche, pieni di, cioè, inagibili, e la gente, se ce la faceva alzarsi, andava in Cioè, parliamo di bagno gente nel che aveva anche campo. 72 anni, come la signora del ginocchio. Sì, sinceramente ero fra le più La quale era giovani. obbligata a fare 3 piani a piedi, mi hai Eravamo al detto. terzo piano, si è fatta male, non è stata neanche spostata. E noi non avevamo tanto le forze per neanche di aiutarla, io non ce l'ho fatta neanche aiutarla, sinceramente. Perché stavamo Cioè, tu in vita digiunando. tua, sempre piena di energie, durante il digiuno hai capito che non va bene. Beh, no, io non lo rifarei, Cioè, tu rifaresti assolutamente. questa cosa? No, no, sto parlando per non farlo fare a nessuno, perché è pericoloso. Cosa mi hai detto prima che lo No, consiglieresti questa cosa qua? neanche al mio peggior nemico, proprio a nessuno, Senti, ma ti ha davvero. fatto una ricevuta dei soldi che gli hai dato questo Pillars? Ricevute non ne ho viste. Bene, bene. La cosa grave per cui facciamo questo video, oltre a mettere in guardia dal morire ai digiuni, è che questi respirariani, che comunque diciamamolo bene, questo respirarismo è una truffa, non esiste nessun respirarismo, Lui cioè. non, diciamo che respirariano non Finché era, volete anzi. diventare fruttariani, perfetto, energia al massimo e quello che vuoi. Ma il digiuno porta alla morte. Abbiamo detto nel video precedente, i corpi chetonici distruggono tutti gli organi interni. Questo delirio di corpi chetonici è una cosa vergognosa. E poi il problema è che non si viene a sapere, perché questa è la cosa Esatto, grave. se voi andate su Google oggi. Per fortuna tu hai avuto la prontezza di scrivere al Cruciani della Zanzara, il Sì, quale ti ha chiamato e avete fatto questa diretta ieri. E
E per fortuna c'è un bel audience, avrà Speriamo almeno sia servita a un milione di qualcosa. persone hanno Sì. sentito la zanzara. Speriamo. Quindi dicevi le ultime cose, perché non eri convinta di andare Beh, lì? vabbè, ho saputo che Nicolò Pirlez mangiava la carne e va bene. Poi addirittura lì ha sostenuto di comprare il foie gras da Il riportare in foie gras. Italia. Sì, foie Il foie gras, gras. dicendo queste cose davanti a un attivista per gli animali come te, cioè che No, davanti a tutti davanti a proprio. tutti. Sì. E poi consigliava a persone vegetariane di aggiungere al brodo vegetale per Cioè, gente che uscire. non mangia la Sì, carne, ma poi per uscire dal digiuno. c'erano anche dei vegetariani, per Sì, pochi, però riuscire dal c'erano. digiuno. Di aggiungere al brodino di verdure una bella coscia di pollo per avere più forza. Cioè, come Mozzi che cerca di Ma far io, beh, non avevo la togliere forza per reagire, No, Mozzi, purtroppo. c'erano personaggi, no, come Mozzi, Sì. che c'è gente vegana che va da lui e dice no, dovete uscire dal veganismo. Questo qui al vegetariani dice che devono rialimentarsi e uscire dal digiuno attraverso un brodo di pollo, capito bene? Oltre che per lui la carne non sono cadaveri ma è materia e quindi va bene mangiarla, insomma. Non è un morto, cioè non è la No, non è un carne, non è cadavere, un no. essere vivente No. morto. Che cos'è? Anzi, secondo lui anch'io avrei potuto mangiare un giorno carne, ma Cioè, a te che lui sapeva essere vegana, non animalista, ti ha detto l'ho mai mangiata in vita mia, che di non dire che figurati. non mangi la carne perché un Sì, giorno la puoi mangiare e che esatto. comunque non si capisce, non è un muscolo di un animale, cioè di un animale morto, No, non è è. materia.